Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka e in pochi minuti parleremo come sempre di qualche argomento un po' scientifico. Perché da oggi Bill Gates non farà soltanto computer e software, ma probabilmente entrerà nel mondo delle centrali nucleari. 42. Eh sì, avete capito proprio bene, cari miei informatici e amanti di Windows e di tutto quello che ruota intorno al mondo di Bill Gates. Sì, il multimiliardario, multimilionario non si sta fermando ovviamente soltanto ai suoi interessi, quindi software, hardware del mondo Windows e tanto altro ancora, Microsoft, ma si sta buttando su un altro campo, che è quello appunto delle energie e delle centrali nucleari. Sì, perché TerraPower costruirà la sua prima centrale nucleare sperimentale in una piccola città del Wyoming. TerraPower ovviamente è un'azienda nata con l'obiettivo di rivoluzionare tutta l'energia nucleare e è stata cofondata proprio da Bill Gates. Allora, questa centrale nucleare, prima notizia, sorgerà nei pressi di una centrale a carbone. Quindi, insomma, il coraggio di Bill Gates è abbastanza importante. E ovviamente questa centrale a carbone è al termine del suo ciclo di vita, verrà chiusa nel 2025 e la centrale di TerraPower diventerà operativa proprio nel 2028. Quindi in questi anni verrà realizzata proprio questa centrale nucleare. Prima di entrare un po' nello specifico di questa centrale nucleare, ricordiamo che la piccola cittadina dove sorgerà questo impianto è praticamente una cittadina di poche anime, circa 2.500 abitanti, che attualmente sfrutta l'energia generata da una centrale a carbone, appunto dall'impianto di Noton. Questa centrale, come abbiamo detto prima, è in fase di dismissione. Quindi il primo reattore nucleare di TerraPower avrà una potenza di 345 MW e servirà come dimostratore tecnologico per nuove implementazioni. Allora, in particolare il design di questo genere di reattori veloci permetterà di ridurre il rifornimento del materiale fissile e sarà raffreddata a sodio liquido con un sistema di accumulo di calore a sale fuso, con la possibilità di arrivare nei momenti di picco a 500 MW di energia prodotta per 5,5 ore. Il tutto può essere unito dalla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così da avere un mix energetico quasi perfetto in termini di riduzione delle emissioni. Come abbiamo detto prima, dalla costruzione all'operatività passeranno circa 7 anni e, stando sempre alla società, quindi forse ne passeranno anche di più o magari anche di meno, e in quel periodo di tempo darà comunque lavoro a circa 2.000 persone, per poi impiegarne più o meno per il mantenimento circa 250. Il reattore nucleare di TerraPower è stato sviluppato congiuntamente con il colosso dell'energia GE Hitachi Nuclear Energy, mentre la costruzione sarà affidata a Bechtel. Questa grande centrale, secondo Bill Gates, ma non solo secondo Bill Gates, secondo ovviamente i tecnici di TerraPower, potrà dare energia a 400.000 case, sostenendo che il proprio reattore sarà in grado di ridurre al minimo tutti gli sprechi e quindi possibilità di stoccare scorie pericolose veramente basse. TerraPower, usando dei reattori di dimensioni ridotte rispetto a quelli impiegati da altre centrali, promette dei tempi e dei costi di sviluppo significativamente più bassi della norma, inoltre. La centrale, infatti, di Kemmerer costerà in totale 4 miliardi di dollari, ma l'azienda sostiene che per le centrali successive i costi potrebbero mantenersi attorno ad 1 miliardo di dollari. Considerate che in media una centrale nucleare da 1.100 MW costa tra i 6 e i 9 miliardi di dollari. Inoltre, per chiudere un pochino di informazioni sulla realizzazione di questa centrale, ricordiamo che la scelta del luogo non è stata casuale, ma per una questione di fattori geologici e tecnici, come le condizioni sismiche del suolo e il sostegno della comunità. Questo, inoltre, una volta costruito, l'impianto dovrebbe fornire energia, come abbiamo detto prima, fino a 400.000 case, ma energia per quasi 60 anni. Quindi Bill Gates, dopo averci fornito il nuovo Windows, probabilmente ci fornirà anche le nuove fonti di energie. Vedremo come finirà questa storia. Sicuramente una breaking news che terremo d'occhio qua a Lega Nerd. Come sempre su leganerd.com potete trovare tutte le nostre notizie di scienza e non solo. Se non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Da Alessio, Eureka e in pochi minuti un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!